Oh, sto leggendo per puro caso un libro mentre passeggio e per puro caso mi ritrovo a parlare qui con una telecamera. La casualità della vita. E per puro caso, mentre succedono queste cose a caso, Dominique non c'è, o meglio c'è ma è in bagno perché sta facendo la doccia. E sapendo quanto tempo lei perde sotto la doccia, tipo un'eternità, avrò il tempo per dirvi una cosa. Se pensiamo poi che deve anche asciugarsi i capelli, oh, abbiamo due eternità. È solo che nell'altra eternità non saprei nemmeno cosa dire. Mi basta solo dirvi che oggi è arrivato il momento, perché è così alto, il momento della mia vendetta. E sia chiaro, non sono io basso e la telecamera che è davvero molto alta. Spero. La vendetta, ragazzi, la vendetta! Dominique se ne merita proprio una bellissima. E io ci ho pensato per giorni e finalmente sono arrivato all'idea giusta. Come sapete, ci siamo trasferiti da poco e stiamo ancora lavorando per la sistemazione della nuova casa. O meglio, io sto lavorando e lavorando tanto, mentre Dominique sta comprando mobili, oggetti, decorazioni, di tutto. E quando dico comprando, intendo comprando. Ma non è di comprare che vi voglio parlare oggi, bensì di vendere. Il fatto è che siamo davvero molto felici della nuova casa. È la casa che abbiamo cercato per lungo tempo e che finalmente abbiamo trovato. È praticamente perfetta! Ed è proprio qui che colpirò Dominique per la mia vendetta. L'idea che mi è venuta, credetemi, è incredibile. Non saprei da dove iniziare a spiegarvi, quindi forse è il caso che vi faccio direttamente vedere. Ecco qui, guardate, questo è il mio computer, ma non badate al computer, bensì a quello che c'è all'interno. Non vi sembra di conoscere questa casa qui? Oh sì, a me sembra proprio di conoscerla. Vi starete chiedendo che cosa ci fa nel mio computer? Beh, questo qui è un sito di annunci. Quindi il nostro appartamento non è solo nel mio PC, bensì nel computer di tutti quanti. È direttamente online. E avete visto che cosa c'è scritto? Appartamento molto bello e luminoso. Negli appartamenti in vendita. Oh sì ragazzi, l'ho fatto. L'ho fatto. Ho messo in vendita il nostro nuovo appartamento in un sito online. Ovviamente tranquilli, non voglio vendere l'appartamento, non lo farei mai, ci siamo appena trasferiti, però voglio far credere a Dominique che... Gatto, non... dai, è uno scherzo, non ti preoccupare. Pensa che magari si arrabbierà. Ok, forse lo farà. Però sarà bellissimo farle credere che il nostro appartamento, grazie a questo annuncio qui, è già stato venduto e quindi dobbiamo ritrasferirci. È lo scherzo più cattivo di sempre, ma se lo merita. E adesso basta però, perché potrebbe uscire da un momento all'altro. Voi reggetemi il gioco e nel frattempo lasciate un bellissimo like a questo video se vi piacciono i miei scherzi. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. E adesso godetevi lo spettacolo. Ciao! Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominique! E chi siamo? Dillo, che siamo? Insieme! Certo che è proprio bella questa casa, eh? Quando abbiamo visto l'annuncio, l'abbiamo scelta subito. Ci siamo come innamorati! Ok, e quindi perché lo stai dicendo adesso? Lo sanno che ci piace la nuova casa, ci piace anche Dinsiemini, sì, ok. Basta. Niente. Riflettevo. Comunque adesso vado in cucina, dove c'è il computer, a prendere un buon bicchiere d'acqua calda. Cosa? Sì, un bicchiere d'acqua calda. Perché? Che devi fare con un bicchiere d'acqua calda? Qua un bicchiere d'acqua calda. Non è un bicchiere, è una tazza. Una tazza, sì. Mettiamo l'acqua calda. D'acqua? Ma perché stai prendendo l'acqua calda dal rubinetto? Che devi farci? Non lo so. Ho già fatto. Che bella quest'acqua calda. Scusami, Dominique, è che sono veramente molto stanco perché io ho lavorato a questo PC tutta la mattinata, il pomeriggio di ieri, la sera. Ma non è vero, ieri non stavi facendo nulla. No, ho lavorato tantissimo. Questo PC. Lo conosco questo, ma piano, si rompe. Questo PC qui dentro ho lavorato. C'è Eric. Ah, ho capito. Hai capito?
E che hai capito? Tu vorresti dirmi che vuoi comprato un PC nuovo? No! Non intendevo questo... Aspetta, cioè, se tu me lo vuoi comprare, compralo pure, se vuoi ti do anche il modello. Ma io non intendevo proprio questo, no, è che... No, non vuoi il PC nuovo? Il PC... Ok, Eric, sei davvero un po' strano. Eric, mi fai paura, sembri uno di quei tizi. Ma perché vuoi vendermi il PC? Vendere, ecco la parola chiave di oggi, è vendere. Che vendere? Vuoi vendere il tuo PC? Ma no, perché? No, Dominic, io non venderei mai il mio PC, è che... Perché hai preso una banana? Che c'è? Faccio stretching! Va bene, Eric, va bene, a dopo, ok? A dopo. Hai visto? Tu hai bisogno di stare da solo. PC! A dopo. Guarda il PC! A volte Eric è proprio strano. E pensare che oggi non si è nemmeno trasformato in nessun personaggio, è semplicemente Eric. Bah. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ho cercato 1000 volte di indicarle il PC. Era lì davanti e lei non ha notato l'annuncio che era aperto nel PC ed era gigante. Ma stiamo scherzando davvero? È cieca? Ma cosa devo fare? Devo mettere un annuncio luminoso? Ah, comunque devo farglielo vedere, altrimenti salta tutto quanto. Quindi impegniamoci di più. Sai cosa significa PC, Dominic? PC, la P e la C. Sai cosa significa? Lo sai tu? PC significa personal computer, computer personale, ma nel nostro caso non ci sono segreti, Dominic, quindi non è personale mio. Il mio PC lo puoi usare anche tu quando vuoi, anzi hai controllato la mail. Ma cosa hai con questo PC? Che c'è? Cosa c'è? Niente, ma che... Ma Eric, cosa vuoi dirmi? È arrivato il momento di condividere il PC, è un buon momento per una... Ma io c'ho il mio, è più bello, il tuo è brutto. Ora non esageriamo, ma il mio PC è pure più grande. Eric, sto cercando di rispondere agli inzimini su Instagram. Giusto, ok. Ah, Dominic, la sai un'altra cosa? I primi computer nati per scopo di calcolo erano grandi quanto intere stanze. Ti rendi conto? È come se compro un PC e lo metto sul tavolo e c'è una stanza che sul importa, tavolo. Che importa, Eric? Ma di che parli? Da quando ti interessano così tante PC? È la storia dei PC. Oh, la storia dei PC è molto importante perché non sai mai che cosa c'è dentro il PC. Ok, lo schermo. I primi PC avevano un display molto molto piccolo. Io invece ho il PC che ha lo schermo molto grande, vuoi vederlo? Basta, Eric, sto vedendo su Instagram delle foto di arredamento. Arredamento? Sì. Che cosa vuoi arredare ancora? Anche in questa stanza ci starebbe molto bene un fenicottero gigante. Cosa? Chissà se lo vendono. È rosa questo fenicottero che ti immagini? Andiamo a vedere, scusa gatto. Dove uso il tuo PC. Ah! Vado a vedere se lo vendono. Il mio PC, brava, brava, il mio PC. Allora, ma che... Eric! Sì? Ma cosa stavi facendo? Perché stavi guardando gli annunci delle case in vendita? Io? No, proprio no! E chi è che li ha aperti allora, scusa? Vabbè, comunque chiudiamo tutto, mi serve qualcos'altro. Aspetta un attimo, ma... Carino questo, assomiglia terribilmente a casa nostra. Assomiglia a casa nostra? Vediamo! Oh, guarda, sembra quasi casa nostra. Eric, ma è casa nostra. Cosa? Perché mai c'è un annuncio con casa nostra? Ma chi l'ha messo questo annuncio là? Boh, io non lo so. L'avevi visto e non mi hai detto niente? Hanno dimenticato di togliere l'annuncio! L'abbiamo già presa questa casa, dovrebbero toglierlo! Ma se l'annuncio è stato messo prima, come facevano ad avere la foto con quello che abbiamo messo dopo? Cosa? Con le nostre cose. No, niente. Aspetta, ma l'annuncio è nuovo? Oddio, Eric! Chi è che ha messo in vendita il nostro appartamento? Il nome è Mamma Mia
che bell'appartamento. Ah sì, è il nome di chi ha pubblicato l'annuncio. Che nome è? Non lo so. Ma non è il nome? C'è gente pazza! Descrizione: ottimo appartamento, molto bello, usato poco, in ottime condizioni, arredato da fidanzata che ha comprato tanto, in cerca di persone serie che lo comprano subito, molto presto, in cambio di soldi non baratto. Come, aspetta, fammi leggere. In cambio di soldi non baratto. Comunque mi sembra una richiesta giusta, no? Beh, si vede che comunque è stato fatto da un professionista. Questo qui che ha scritto questo annuncio sicuramente se ne intende di vendite, sicuro. Eric, tu cosa sai di questa storia? Niente, io non c'entro, Dominique. Questo annuncio... Non c'è le prove, che c'è? Sembra proprio che sia stato scritto dal fidanzato della fidanzata che ha comprato tanto. Aspetta, chi? Perché hai messo in vendita la nostra casa? Ma sei completamente impazzito, ma cosa ti salta in mente? Beh, stavo giocando, mi stavo annoiando. Ora, gentilmente, togli immediatamente questo annuncio, cancellalo, distruggilo, fallo scomparire subito, cancellalo! Ma per, ora! Lo cancella, vai! Subito, allora, vediamo come cancellarlo. Ok, annuncio cancellato. Finalmente, adesso per favore non fare più nulla. Ok, però forse c'è una cosa che dovrei dirti adesso. Che cosa? Il fatto è che mi aveva chiamato già una persona. Per l'annuncio intendo. Cosa? Ti avevano già chiamato? Com'è possibile? Quanto tempo l'hai tenuto online? Poco, ma come ti dicevo, sono stato molto bravo, molto convincente. Ok, e quindi Eric, che vorresti dire, scusa? Lui mi ha chiamato e mi ha chiesto della casa. Ok, e tu che cosa gli hai detto? Io ho detto che la casa è molto bella. Cosa? Perché gli hai detto che la casa è molto bella? Perché è la verità. Ma non devi! Ma non puoi dire che la casa è molto bella a chi vuole comprarla! Ma sei pazzo, ma cosa ti salta nel cervello? Oh, ma stai tranquilla, Dominique. Devo ancora raccontarti della parte più bella. Che cosa devi dirmi ancora? Ci hanno offerto tantissimi soldi. Cosa? Come tantissimi soldi? Eric, tu che cosa gli hai detto? Venduta! Cosa? Non posso crederci, dimmi che è uno scherzo, ma che cosa fai? Ma hai le noccioline nel cervello, ma cosa ti salta in mente? Non mi importa, adesso tu risolvi la situazione, ora tu cancelli tutto, annulla, fai quello che vuoi, sbrigati. Chiama questi tizi, fa qualcosa. No, non posso dire più nulla ormai è deciso, ho firmato. Anzi, non dire più casa nostra, perché magari potrebbero offendersi, non è più casa nostra, è casa loro. Che cosa? Ci sarà un modo per annullare tutto, fa qualcosa, non mi interessa nulla. Ma abbiamo tantissimi soldi adesso, possiamo trasferirci con tutti quei soldi in una nuova casa. Ma che me ne frega, ma a me cosa importa, io non voglio i soldi, io volevo questa casa. L'abbiamo cercata per un sacco di tempo, adesso dobbiamo trasferirci in un'altra casa, non ci penso proprio, fa qualcosa, risolvi la situazione. Come fai a parlare di trasferirci? Abbiamo appena comprato un sacco di mobili, alcuni devono ancora arrivare, che cosa fai con queste cose? Su questo ho trovato una soluzione, Dominic. Non ti ho detto la cosa più bella, ho pensato proprio a tutto. Ho venduto la casa ammobiliata con tutti i mobili e gli oggetti. Così ci davano di più, molto di più. Cosa stai dicendo, Eric? Tutto tranne questo. Questo qui lo terremo. Non era incluso nell'accordo, voglio portarlo in qualsiasi casa in cui andremo. Eric? Sì? Tu hai venduto la nostra nuova casa in cui ci siamo appena trasferiti con i mobili e le cose che abbiamo comprato e con le nostre cose. Solo perché? Perché ti hanno offerto dei soldi in più? Beh, chi è che non l'avrebbe fatto? Ma cosa vai dicendo? Ma prima di tutto dovevi parlarmene, non che prendi una decisione del genere, ma sei pazzo! Io non pensavo che ti importasse così tanto di qualche spicciolo in più. No, beh, non è qualche spicciolo, credimi, sono proprio tanto. Ma non importa! Non dovrebbe importarti di questo! Pensavo la casa ti piacesse e poi lo sai quanto ci tengo! Solo perché ti hanno offerto dei soldi. Perché non provavi a mettere nell'annuncio, includevi anche me, così magari ti davano di più, vendevi la casa ammobiliata e con la ragazza. Oh no. Se includevo anche te nell'appartamento mi davano molto meno, ma proprio molto meno. Dai Eric, stai pure scherzando, ma ti rendi conto di cosa hai fatto? Eric, fa qualcosa, per favore, devi trovare una soluzione adesso, io non voglio andarmene. Non posso, Dominico, ormai è tutto fatto, tutto firmato. Cosa dici? Non possiamo trasferirci, io non voglio trasferirmi, ma non esiste.
esiste proprio, Eric, hai combinato un casino. Non posso crederci. Dimmi che è uno scherzo, per favore. Dimmi che è uno scherzo. Non può essere vero. Va bene, Dominic, è uno scherzo. In effetti, ho incluso anche quello. Anche quello si prendono. Prenderanno proprio tutto. Casa nuova, vita nuova. Tutto da capo. Cosa? Eric. Che c'è? Scappa. No. Ti conviene scappare, no. Eric? Smettila. Hai combinato io. Ma cosa hai combinato? No, Dominica, aspetta. Dominica, aspetta un attimo. Dominica, è uno scherzo. È uno scherzo, ti ho detto. Non ti voglio più vedere. Vattene via. Resto io in questa casa e mi dovranno prendere con la forza. Cosa? Tutto, non l'ho venduta. Stavo scherzando. Ti prego, calmati, ok? Stavo scherzando. Nessuno ha chiamato, nessuno è interessato e ho già cancellato l'annuncio. Quindi siamo a posto, abitiamo qui ormai. Bene, Eric. Ne sono contenta. Era solo la mia vendetta. Tu da oggi dormi fuori. Cosa? Tu non ci dormi più in questa casa con me. Stai scherzando? Non sto scherzando. Stai scherzando? No, non stai scherzando. Ma fuori la porta o fuori il balcone? Fuori! Ok, fuori. Dominique, ma io stavo scherzando. Non avevo nemmeno messo il prezzo. Chi dovrebbe comprarla senza prezzo? Per favore, Dominique, mi apri. Non mi apre. Qui c'è freddo. Vabbè, ragazzi, voi lasciate un bellissimo like a questo video se comunque vi siete divertiti, anche se siamo tutti tristi. Io sono finito fuori per questa storia. Mi ha aperto! Grazie! Mi serviva la telecamera. Grazie. Iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina e seguiteci su Instagram insieme.official. E oggi saluto... Che calore! Emma e Gioia, Laura Paletti, Anna Luongo, Simona Bruno e Aurora Pardo. Ciao ragazzi, tutto normale a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, belli, bellissimi. Vi vogliamo tantissimo bene e ora tu torni fuori. No, ti prego. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Non ti voglio andare più fuori. Insieme, insieme.